Ciao a tutti cagnacci, benvenuti di nuovo nel mio canale. Questa volta, se non vi volete fare due coglioni, ma il video non penso sarà lunghissimo, potete cambiare perché parlerò di un argomento serio, cioè della connessione tra il virus dell'HIV e la malattia AIDS. Certo, vi starete chiedendo come mai il nostro cagnaccio preferito, ok, siete i due gatti, parla della connessione tra HIV e AIDS. Che c'è da dire? Cioè, si sa, scontato, no? E invece non si finisce mai di imparare, non è così. Girovagando su internet potrete trovare un canale YouTube, si chiama No Mondialismo, che fa riferimento a una pagina di Facebook, si chiama Lo Sai, che è un movimento di complottisti nazionale, nella quale mettono in dubbio la relazione tra HIV e AIDS. Voglio dire una cosa agli amici complottisti: finché parlate di signoraggio, ARP, scie chimiche, tutte queste stronzate nelle quali credete solo voi, va benissimo, cioè non fate male a nessuno, non devo spiegare niente, non mi dà fastidio, ma quando parlate di un argomento così serio e così pericoloso dovete stare attenti. Avete pubblicato sul canale che vi ho citato poco fa due filmati. In uno c'è uno scienziato che si punge con un virus, con un ago infettato dal sangue di un siero positivo, e un altro video, un documentario appunto, che cerca di spiegare la non esistenza di una relazione tra l'HIV e l'AIDS. Per quanto riguarda il primo video, ho letto commenti che mi sono sembrati validi, però non sono un medico, quindi non posso avere una certezza, ma cari amici complottisti, non lo siete nemmeno voi, quindi la mia parola vale contro quanto la vostra. Ma ho letto su blog specializzati, da persone competenti, una critica che dice questo: che il signore sì, si è iniettato, ha avuto il coraggio per dimostrare che non esiste la connessione tra HIV e AIDS, si è iniettato del sangue siero positivo. Il problema è che questo signore è morto 3 anni dopo e quindi non ha dimostrato niente, perché il virus può non trasformarsi in malattia per 15 anni, è successo, e quindi il signore ha fatto soltanto una fanfaronata che non vale niente, eppure voi lo pubblicate. Capisco che crediate a qualsiasi bagianata gira per internet, però almeno un minimo di verifica potevate farlo. Però, cari cagnacci che mi state seguendo, vi voglio far capire quali sono le motivazioni di questi complottisti che credono alle stupidaggini. Le loro opinioni si basano principalmente su due scienziati, e non sono neanche dei pirlo: uno scopritore di retrovirus, l'altro premio Nobel, quindi direte ammazza. Allora, uno si chiama Luc Montagnier, e ce lo togliamo subito dalle scatole, perché quello che lui affermava è che non esisteva la connessione in quanto non erano stati dimostrati i postulati di Koch. Postulati di Koch sono 4 postulati che al loro verificarsi si è anche verificata la connessione tra un virus e una malattia. Sono i 4 postulati che la comunità scientifica usa appunto per dimostrare le connessioni. Gli amici complottisti non lo sapevano, ma glielo dirò io. I postulati di Koch sono stati dimostrati nel 2009, quindi Luc Montagnier lo mettiamo subito da parte in un cassetto nel quale doveva stare già da molto tempo. E invece, c'è un altro, il professor Duisberg, scopritore del retrovirus, nonché professore di un'accademia scientifica, niente male, che afferma che non esiste la connessione tra HIV e AIDS, perché non sempre chi ha l'HIV poi contrae l'AIDS, non sempre chi ha l'AIDS è dimostrato che abbia avuto l'HIV. Vi lascerò cercare a voi le smentite di questa informazione. Ma, voglio raccontarvi una cosa. Questo studio del professor Duisberg è stato rifiutato da 3 riviste scientifiche. Fin quando non arriva in Italia, come al solito noi accogliamo qualsiasi coglione, si presenti qualsiasi cazzata, e ha trovato la pubblicazione sulla rivista italiana, che però poco dopo, a causa delle critiche, ha ritrattato. Ma se il professor Duisberg, premio Nobel, dice questo, c'è un documento che i nostri amici complottisti non conoscono, si chiama Dichiarazione di Durban. Che cos'è? È un documento firmato da 5.000 persone che fanno parte della comunità scientifica medica internazionale, nel quale non solo loro dicono che la connessione tra HIV e AIDS è dimostrata al 200%, ma poi sotto, nel documento integrale che io vi posterò qui sotto nel box informazioni, vi spiegheranno perché è una certezza scientifica. Ma che abbiamo tra queste 5.000 persone? Piccoli inservienti? Assolutamente no. 11 premi Nobel e
Attenzione, direttore di istituti di ricerca, di accademie scientifiche, di società mediche di primaria importanza come l'Accademia Nazionale delle Scienze, l'Istituto di Medicina degli Stati Uniti, l'Organizzazione Europea di Biologia Molecolare, l'Istituto Pasteur di Parigi, la Royal Society di Londra, l'EDS Society dell'India, l'Istituto Nazionale di Virologia del Sudafrica, insomma, non proprio Pinco Pallini. E non ha firmato nessun diciamo, ente privato. Ora i complottisti sicuramente per smentire la dichiarazione di queste 5.000 persone diranno che erano prezzolati al potere, che le industrie farmaceutiche li pagano per tacere sul grande segreto nascosto. Ovviamente mi sembra più logico che i loro due miti, Montagnier e Duesberg, dopo le loro prime pubblicazioni non hanno fatto niente, magari gli serviva anche loro a mangiare. Hanno parlato con clamore di questa cosa, hanno scritto due libretti e i nostri amici complottisti li hanno accontentati, gli hanno dato da mangiare, propagandando le loro cazzate. Ok, mi sembra che tutto sia chiaro. Concludo con uno studio danese che vi posterò sempre qui sotto. Studio danese che non solo è durato 10 anni, dal 1995 al 2005, ma è stato fatto su 400.000 persone, un campione enorme. E che cosa ha dimostrato questo studio? Che l'aspettativa di vita di chi non ha contratto l'AIDS è nettamente, nettamente superiore a quelli che alle persone che invece contraggono il virus. E sintetizzandovelo, vi dico questo. Chi non ha l'HIV di questo campione aveva una mortalità dello 0,46% all'anno. Chi aveva l'HIV e non se lo curava del 12,5%, una enorme differenza, invece che va l'HIV e se lo curava del 2,5. Quindi non solo la comunicata scientifica viva contro, amici complottisti, ma anche la statistica. Ma siete penosi! Quindi, cagnacci, saluto a voi, complottisti, ravvedetevi, cioè cercate anche di dire abbiamo sbagliato, e sarebbe un atto coraggioso da parte vostra. Chi volesse discutere mi può contattare sulla mia pagina di Facebook, su Twitter o anche qui sotto. Ciao a tutti, cagnacci. Alla prossima!